non puntare verso un gol, non correre e deprimere lungo le scale. Invece io sono qua col consigliere Ziberna per chiederle lei del ticket dei parcheggi, no? Lei è d'accordo di questi ticket da mezzogiorno alle 15? Ma se devo essere sincero, se dipendesse da me questa scelta, io adotterei qualsiasi scelta purché in grado di attrarre gente nella nostra città. Per me, ad esempio, mi pare che in questo momento la sosta a pagamento decorre dalle 10 del mattino. Esatto, dalle 10. Non so quanta gente sia incentivata a frequentare un negozio che apre alle 9 e mezza non pagando prima. Perciò io, ad esempio, la porterei senza dubbio, come nelle altre città, il pagamento già dalle 8 del mattino o dalle 8 e mezza cominciare a pagare. A dimostrazione che comunque l'amministrazione municipale è giusto che introiti. Però io farei senza dubbio due soste, una sosta all'ora di pranzo, questo per consentire a tutti coloro che cessano in quel momento, che magari lavorano fuori la zona blu, uno che lavora in periferia e che perciò sta soltanto a tempo un'ora e mezza, due ore per il panino, per il pranzo, consentirgli di venire in centro città proprio per il tramezzino, per il panino, per il caffè, per il pranzo, perciò per favorire questa attività al centro, ma non soltanto perciò prevedere una sosta pomeridiana, ma io prevederei proprio il non pagamento, ad esempio, del posteggio sabato pomeriggio, perché se no dobbiamo battere la concorrenza delle altre città. Perché non dire al Monfalconese, al Cormonese, al Gradiscano, ma al Triestino, all'Udinese, vieni anche a Gorizia. A Gorizia sabato pomeriggio non paghi il ticket, puoi venire soltanto per un caffè, per un aperitivo o per fare lo shopping. E certo, sappiamo che se uno non viene a Gorizia soltanto perché risparmia un euro o due euro per il posteggio, ma è un modo in più, è un modo per accattivarsi le simpatie, la curiosità, per fidelizzare un domani il cliente. Perciò uno magari viene senza impegno, soltanto per il fatto che può lasciare la macchina per due ore senza pagare al sabato pomeriggio, si prende un caffè e, cogliendo l'opportunità del caffè, dell'aperitivo, magari fa un giro anche in città, vede anche un qualcosa e acquista. Senta, io la blocco perché lei è come una macchina. Senta invece un'altra cosa, io non sono dell'idea di una persona che vuole che sia fatto il ticket da mezzogiorno alle 15, praticamente manda via le persone da Gorizia. Noi abbiamo bisogno che vengano a Gorizia, in questo caso la gente se ne va, tu li mandi via, no? Ma io sono convinto che spiegare, se c'è un qualcuno, non credo, non ho seguito la domanda, se c'è un qualcuno che non è d'accordo della sosta da mezzogiorno, qui, ma da mezzogiorno alle 14, faccio dire 14:30, non è il problema di mezz'ora più, mezz'ora meno. Io sono convinto che spiegando a queste persone le ragioni della sosta, io sono convinto che queste persone si convinceranno. Esatto, senta signor consigliere, ma la miglior cosa è sempre la cosa semplice, no? Signor Ziberna, vuole il parcheggio dalle 15, vuole il parcheggio da mezzogiorno alle 15? È semplice, sì o no? Invece bisogna fare assemblee, il dibattiti. Il posteggio sì e non a pagamento. Eccolo, guarda. Praticamente la gente la ringrazia e tutta almeno Gorizia comincia a... Ma se facciamo un'assemblea io ci vuole, ho certezza del 90% che sia a favore. Sì, ma bisogna viaggiare, ci vuole persone giovani, io ho detto ci vuole giovani. Se io ho un ristorante in città o un bar in città, è difficile che io ti dica voglio che si paghi il tempo. È naturale quello, no? Senta, signor Ziberna, noi Gorizia TV siamo sempre un po' polemici, però siamo delle persone un po' veloci e vede le persone veloci. Grazie, sono consigliere. Grazie a voi, grazie a te.